runway, style, fame. She likes fashion. Un po' di paura nel primo tempo, poi nella ripresa, grazie anche al tuo gol, avete ottenuto qualcosa di magico. Sì, sì, come dici te, è stato magico perché eravamo morti 10 giornate fa e adesso siamo salvi, è stata una vera impresa, è stata tutto merito della squadra, di tutte le persone che lavorano con noi tutti i giorni e di tutta la gente che è venuta a vedere, anche quella che sta a casa. Nel secondo tempo siete entrati veramente con lo spirito delle fere e anche il tuo ingresso in campo ha dato maggiore potenza, maggiore vigore alla manovra offensiva. Sì, ho cercato di fare il mio lavoro, di tenere palle lì davanti, di fare respirare la squadra che è quello che mi ha chiesto il mister e di anche cercare di vincere la partita. Non era facile e lo abbiamo fatto con il cuore. L'emozione di andare ad esultare sotto a 1000 tifosi rossoverdi in estasi? È stato bellissimo. Io quando faccio gol magari non vado sempre sotto la curva e oggi lo volevo fare perché la partita lo diceva così, perché è stata una gioia incredibile per me dopo festeggiare con tutti i miei compagni, dopo la partita anche in spogliatoio e con tutta la gente che è venuto, è stata veramente una gioia. Quanto merito c'è di questa salvezza di mister Liverani? Tanto, abbiamo dato tutti il contributo per raggiungere l'obiettivo, il mister ha dato tanta fiducia, magari si poteva sbagliare, però sempre dovevamo dare il massimo e lo abbiamo dato e penso anche merito suo. Sei pronto a rimanere a Terni anche l'anno prossimo? Non lo so, adesso appena finito il campionato devo vedere con il mio procuratore cosa accadrà dopo, adesso mi godo questa vittoria.